così è stato. Sì, invece, diciamo, secondo te questa lotta salvezza che va un po' a rilento, diciamo, visto che comunque anche questo turno, eccetto poi l'exploit del Bologna a Milano, le altre hanno faticato, quale può essere una quota salvezza alla luce di tutto ciò? Ma la cosa poi alla fine è sempre intorno a 35 punti, perché tanto poi qualcosa succede. Al momento per l'Empoli è un vantaggio che nessuno stia marciando forte, perché l'Empoli ha fatto 2 punti nelle ultime 6 partite, quindi insomma sono effettivamente molto pochi. Non vince dalla partita interna con l'Atalanta, poi 4 sconfitte prima della sosta, una ripresa che sembrava incoraggiante con il buon pareggio di Cagliari, poi una brutta sconfitta in casa col Genoa, un pareggio in rimonta, in affanno con il Chievo, quindi insomma è una squadra che in questo momento ha dei problemi e rischiava di perdere il treno. Invece ancora lì, ancora in una situazione che a oggi sarebbe salva, e questo la dice lunga sul fatto che nessuno stia correndo, e ripeto, per ora è un vantaggio, però credo che qualcosa succederà, perché poi la storia del campionato di Serie A è questo. L'Empoli insomma la pagò l'ultima volta 2 anni fa sulla sua pelle, che sembrava ampiamente salvo a gennaio, febbraio, poi non fece più un punto, il Crotone le vinse tutte con un rendimento tra il Real Madrid e il Barcellona, e l'Empoli retrocessa all'ultimo turno, insomma. Quindi poi qualcosa succederà, e credo che alla fine non si discosterà molto dalla quota degli ultimi anni. Beh, una curiosità, l'Empoli, intanto buonasera al nostro ospite, l'Empoli rispetto agli altri anni sembra un pochino aver cambiato pelle, nel senso la gestione corsi nel corso degli anni comunque si è caratterizzata nel saper comunque far emergere i giovani, ha sempre puntato molto sul settore giovanile, ha sempre avuto squadre di ottimo livello dal punto di vista del settore giovanile. Però quest'anno sembra, stavo guardando la rosa, ci sono diversi giocatori comunque abbastanza navigati per la Serie A, per la categoria. Acqua, Matteo Brighi, Lo stesso lo Pasquale. stesso Pascual, anche Francesco Caputo comunque è un attaccante di tutto rispetto. Come questa inversione di tendenza, come ce la può spiegare rispetto agli altri anni? Non è del tutto così. L'Empoli è anche una squadra che gioca con un 2000 titolare, che è Traoré, e credo sia l'eccezione in Serie A, e che peraltro ha anche già venduto per giugno alla Fiorentina. Gioca con 2,97 titolari, che sono Bennacer e Rasmussen, e ha comunque altri non giovanissimi, ma giovani che fanno parte della squadra. Penso a Di Lorenzo, lo stesso Cronici, che è ancora insomma a un'età non troppo elevata. Allagumina, che in questo momento è infortunato, ma è stato il grosso acquisto dell'estate, un ragazzo di 23 anni. C'è stato un cambiamento dopo la retrocessione di 2 anni fa, una svolta proprio a livello societario, nel senso che l'Empoli sta cercando di strutturarsi come una società diversa, più moderna, più, diciamo, meno conduzione familiare e più professionale. E questo sta comportando anche delle novità nelle scelte di mercato. Ci stavi prima Caputo, che vabbè, ha una storia molto personale, molto particolare, ma l'anno scorso aveva già 30 anni e l'Empoli l'ha acquistato per 2 milioni e mezzo in Serie B. Era una cosa impensabile per l'Empoli fino a pochi mesi prima. C'è un nuovo direttore generale, Pecini, che arriva dalla Sampdoria, e non ci dimentichiamo che quello è il talent scout che ha scoperto Modric quando lo portò al Tottenham, Mbappé al Monaco, Schick, Skriniar. Sta cercando di strutturarsi, però sempre con una vocazione, con un occhio di particolare riguardo per i giovani. Ripeto, basta solo il caso Traoré, che era già diventato un titolare nelle ultime partite della gestione Andrea Psori, è diventato un titolarissimo con gli Achimi, e sarà titolare anche all'Olimpico. Semmai, ecco, la novità dell'ultimo periodo riguarda proprio la conduzione tecnica. L'Empoli ha sempre cercato, da Sarri in poi, dalla fortunata scelta e gestione di Sarri in poi,
allenatori di un certo tipo, Giampaolo, poi andò a ripescare Andrea Azzoli l'anno scorso dalla pensione, fondamentalmente. E quest'anno, dopo una serie di partite in cui un atteggiamento propositivo, brillante, non aveva pagato, la società ha scelto di affidarsi a un allenatore che in teoria dovrebbe essere un po' più attento, un po' più accorto. Poi in realtà l'Empoli continua a prendere 2 gol di media a partita, ma questo è un altro discorso. Sì, nonostante Empoli poi nell'accezione del calcio, diciamo, italiano sia una piccola piazza, però negli anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante, anche perché poi ogni volta quando magari retrocede è sempre lì pronta a ritornare su, almeno quello che succede da quando c'è Corsi alla presidenza. Come vivono poi i calciatori e la piazza questo sentirsi comunque anche un po' grandi, nel senso che comunque bisogna quantomeno provare a stare in Serie A, o comunque se si è in Serie B a lottare per la Serie A? Ma fino a un paio d'anni fa, fino a quando c'è stato appunto questo tentativo che ti dicevo di cambiare, di strutturare anche in maniera diversa la società, c'era anche più unità di intenti con l'ambiente, con il pubblico. Ultimamente qualcosa sta cambiando in peggio, questo sicuramente, anche in quel senso lì c'è un po' più di distacco tra la squadra e la città e la tifoseria rispetto a qualche stagione fa, e questo poi quando mancano i risultati si paga un po' di più rispetto a prima, però ancora c'è chiaramente la consapevolezza da parte di tutti che per Empoli, per una realtà come questa di una città di 50.000 spiccioli abitanti, arrivare a giocare all'Olimpico contro la Lazio è un evento e come tale va vissuto. Chiaramente, ti ripeto, questa volontà della società di fare un piccolo passo avanti, magari di provare a strutturarsi per restarci qualche anno in più in Serie A, forse anche in pianta stabile, poi si confronta con una classifica che continua a essere precaria e magari qualche pugno in più di prima lo provoca. Beh sì, anche perché poi secondo una statistica l'Empoli non è mai riuscito a mantenere la Serie A per più di 3 stagioni consecutive, e quando poi sembrava che questo tabù potesse essere sfatato è arrivata poi la retrocessione clamorosa di cui parlavamo poc'anzi, quella con il Crotone. Diciamo che quella poi, esatto, come dici te, è stata un po' un punto di svolta in negativo, un po' segnato la società. Ma non so se in negativo, sicuramente è stato un punto di svolta, sai, di primo acchito si direbbe in positivo, perché comunque l'anno scorso l'Empoli è tornato subito in Serie A, ma c'è tornato con una marcia trionfale, cioè a aprile era praticamente promosso, ha giocato un calcio divertente, bello da vedere, stravinceva ovunque, segnava, dava spettacolo. Quest'anno a confrontarsi col piano superiore c'è qualche difficoltà in più, ma secondo me era anche normale che fosse così, però vediamo, nel senso, questo poi secondo me è il vero anno zero, nel senso che il progetto è quello appunto di darsi una struttura di un certo tipo e anche ambizioni di un certo tipo. Tornare immediatamente in Serie A è stato il primo passo necessario, però ora lo scoglio vero è restarci. Certo, e volevo chiederti un'ultima curiosità per quanto riguarda lo stadio. Avevo letto che comunque, diciamo, c'era in cantiere anche questo progetto. A che punto è? Sì, assolutamente. Ma guarda, il progetto definitivo è stato portato in comune un mesetto fa, se non mi ricordo male, un mese e mezzo fa. Quindi c'è ancora un altro mese e mezzo d'attesa di tempi proprio strettamente tecnici per le osservazioni. Poi dovrebbe partire l'iter vero e proprio, anche perché il progetto comunque era stato in qualche modo già portato sia alla cittadinanza che proprio in comune, quindi quello definitivo, diciamo, aveva già raccolto le prime osservazioni, meno parcheggio, spostare il parcheggio da un lato all'altro, fare una strada in più, quindi ecco, dovrebbe essere, perché poi con la burocrazia non si sa mai, poco più di una formalità, tenendo conto anche che poi cadrà abbastanza a ridosso delle elezioni amministrative, questo potrebbe essere un altro intoppo, però
diciamo che il più ormai sembra fatto, insomma, in estate potrebbero partire finalmente i primi lavori al Castellani, perché poi si tratta di rimettere a nuovo il Castellani. Sì, in sostanza resterebbe solo una tribuna di quelle attuali, la Marasona, e le curve, la vecchia e l'attuale tribuna centrale invece sarebbero completamente rifatte, l'impianto da Flesina spostato in un'altra parte della città. Quindi insomma, progetto ambizioso, anche quello fa parte di quel discorso che ti dicevo di una società che vuole strutturarsi. Insomma, si parla di un progetto da una trentina di milioni coperti dall'Empoli, nel senso il comune di Empoli non si mette una vita, ecco. Perfetto, veramente molto esaustivo e dettagliato. Ti ringrazio per questo tuo intervento al Nido delle Aquile, spero magari di risentirci il prossimo anno con l'Empoli ancora in Serie A. Sarebbe un buon segnale, lo spero anch'io. Grazie mille, alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Segno di amore, sì? E Cergi può far meno di amare. Chiaro muoi? Brucia questina! Tutti hanno bisogno d'amore, perché nessuno può fare a meno d'amare, anche tu se lo vuoi, basta che apri il tuo cuore. È il sentimento più semplice, ti fa sentire unico, ma ti rende umile, è la sola strada che...
Ed eccoci rientrati in fase, diciamo, a metà del Nido delle Aquile come puntata. Siamo alle 22:15.